Oggi gelatoni spettacolari, veramente i più furbi, i più buoni magari, i più cremosi, i più golosi e anche i più scenografici che possiate vedere qua su YouTube. Incominciamo in un modo molto umile, però raga, sono assurdi. Quello che avevo tra le mani prima era il variegato alla marena, ma noi non ne facciamo uno solo in questo video, ne facciamo ben tre e con la stessa base, per questo che sono molto pratici, perché voi con una base unica, facendo delle aggiunte, avete tre gusti. In pochissimo tempo potete, come dire, sfoggiarli davanti alle persone, ai vostri invitati e anche a voi stessi, perché che bello è sfoggiare davanti a voi stessi quello che avete fatto, bellissimo. Trovate ovviamente le ricette scritte sul blog, però prima vi consiglio di vedere il video così vedete tutti i passaggi, tanto sono pochissimi. Allora, come prima cosa, io quando faccio il gelato parto dal latte condensato, che faccio in casa. Non spaventatevi perché è facilissimo da fare e si fa con due ingredienti naturalissimi che sono il latte e lo zucchero. Dovete versare il latte in un pentolino, aggiungere lo zucchero, mescolare e attendere 8 minuti, 8-10 minuti, fino a quando le bolle che si creano ovviamente con la bollitura diventano sempre più grandi, sempre più dense. Quando sono così spegnete la fiamma e lasciate riposare fino a veramente farlo raffreddare completamente, meglio se in frigorifero. Io mi stavo dimenticando però, raga, altri due ingredienti importanti, la vaniglia e il sale. La vaniglia mettetecela, io uso l'estratto, ci mettete un goccino di estratto di vaniglia, soprattutto in quello alla marena ci sta tutta, e il pizzico di sale serve per ovviamente esaltare i sapori. Ok, abbiamo detto che il nostro latte condensato lo lasciamo raffreddare. Quando risulta freddo prendiamo la panna, la montiamo e a questo punto dovremo fare solamente un ultimo passaggio per avere la base bianca, che sarà la base neutra per tutti e tre i gelati. Aggiungiamo al latte condensato un goccino di vodka, che abbasserà il punto di congelamento della massa, si dice, quindi in poche parole il gelato sarà più cremoso. Ne serve veramente poca, eh? Poi ci aggiungete la panna mescolata dal basso verso l'alto e poi la vostra base bianca è già fatta. Assurdo, cioè in pochissimo tempo vi fate il famoso barattolino confezionato del supermercato, però in questo caso è genuino e anche più economico ovviamente. Quindi adesso andiamo ad arricchire questo barattolino. Comunque interrompo due secondi per dire una cosa, un piccolo like di supporto, sono contentissimo, se vi fa piacere grazie. I gusti sono caramello salato, gianduia, gianduia, nocciole eccetera, e variegato alla marena. Partiamo col caramello salato, che è quello un pochino più, no? Un po' più modaiolo forse, quello che è arrivato dopo rispetto agli altri, e quindi stavolta lo facciamo arrivare prima. Zucchero in una pentola a secco. Una volta io lo facevo con lo sciroppo, prima ci mettevo l'acqua assieme allo zucchero, aspettavo che evaporasse e poi si formava il caramello. Però raga, ci mettete molto meno. Quando notate che il caramello si sta formando, mescolate piano piano, non facciamolo andare troppo avanti perché altrimenti risulta amaro. Versiamo nella padella la panna calda, mescoliamo per un minuto, spegniamo la fiamma, aggiungiamo il burro e ovviamente, siccome il caramello è salato, ci dobbiamo mettere un cucchiaino di sale raso. A fine cottura amalgamiamo anche il burro d'arachidi in purezza, questo qua, che così inizierà già a dare quella spinta di arachidi, no, al caramello, e poi le arachidi spezzettate. Quelle che usate per l'aperitivo andranno benissimo, Se notiamo che il caramello risulta veramente troppo denso, perché può succedere, magari è evaporato troppo liquido dalla panna, insomma, durante la cottura, basterà stemperarlo con un goccino di acqua fredda. Mi raccomando, siccome dovremo poi aggiungerlo alla panna montata, dovrà essere freddo da frigo. Quindi una volta che avete la base bianca pronta, metà del caramello che avete preparato lo versate all'interno. Io, per fare in modo che si amalgami molto meglio, preferisco fare così, come con tutte le altre aggiunte in realtà. Miscelo metà del caramello salato con il latte condensato e successivamente amalgamo il tutto alla panna. Risulta molto meglio fare così. Vi assicurate di avere un gelato molto più omogeneo. Versiamo nel contenitore rotondo, tanto per stare in tema barattolino, metà gelato, varieghiamo con una parte di caramello salato, rimanente gelato, e completiamo con ancora un po' di caramello e magari delle arachidi sopra spezzettate o anche a metà come le mie. Lasciamo in freezer per circa 7-8 ore. Ora facciamo quella alla gianduia, crema novi, creme nocciole, creme, io mi piace quella bella
nocciolosa, però potete usare anche la Nutella. Facciamo proprio come abbiamo fatto per il caramello salato, a differenza che qua abbiamo proprio la crema già pronta, quindi ancora più veloce. La versiamo nel latte condensato, misceliamo con una frusta, frustino elettrico è anche più veloce. Ci aggiungiamo le nocciole tostate, tagliate a pezzi, panna montata, misceliamo, versiamo metà gelato nel nostro contenitore, iniziamo a variegare con un pochino di crema di nocciole, se non ci piace, l'altra parte di gelato e poi sopra decoriamo come abbiamo fatto prima, quindi crema e frutta secca. In frigo anche stavolta, ci abbiamo messo quanto? Cioè 3 minuti. E arriviamo all'ultimo che io lo adoro, cioè forse tra tutti e tre magari il mio prefe, non lo so, cioè sono tutti strabuoni, io farei una coppetta con tutti e tre, cioè ovvio, e mi auguro che facciate anche voi così. Basta fare tanta base bianca e poi suddividerla in 3 ciotole semplicemente. Avete presente che nei variegati all'amarena quella salsa di amarena è così corposa, cioè non è quello sciroppo di amarena che si trova nei barattoli delle amarene, no? È un pochino più densa. Cosa facciamo quindi? Filtriamo le amarene dal loro sciroppo, lo sciroppo lo prendiamo e lo amalgamiamo ad una miscela fatta con amido di mais e acqua fredda, portiamo sul fuoco e facciamo addensare, lasciamo raffreddare completamente. Questa salsa sarà appunto più corposa, rimarrà più sospesa nel gelato e sarà anche più bella da vedere. Ci procuriamo la base bianca già assemblata, nel senso che la panna dovrà essere amalgamata al latte condensato, per iniziare un pochino a variegarlo direttamente nella ciotola un pochino di salsa all'amarena, versiamo una prima metà di gelato all'interno del barattolino, dove però dentro io ci ho messo delle meringhe che potete acquistare o fare semplicemente in casa. Se siete mega golosi, io ve le consiglio fortemente. Aggiungo metà dose di gelato, un pochino di salsa per variegare, amarene e meringhe. Completiamo con la seconda metà di gelato, salsa, meringhe e amarene. Questo anche è pronto per essere messo in freezer, sempre 7-8 ore, poi vedrete che capolavoro. Quindi questo gelato che si è diviso in 3 è pronto. Io spero tantissimo che durante quest'estate facciate questi 3 gusti, o potete farne anche altri in base insomma ai vostri gusti, a quello che vi viene in mente. Sappiate che la base bianca è perfetta per tantissime preparazioni, sarà la vostra coccola golosa, sarà il vostro peccato di gola dell'estate, ne sono sicuro. Quindi grazie per aver visto questo video, condividetelo con i vostri amici se volete fargli scoprire questa ricetta, o addirittura magari per chiedere a loro se possono farvelo per voi, no? Cioè non è che sempre dovete preparare voi tutto. Se provate a fare questa ricetta, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre molto piacere. Vi lascio qua altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati su nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Sappiate che su Instagram, come sempre, trovate anche altre idee che magari qua su YouTube non pubblico, ma solo perché così riesco a dividere un pochino i social, no? E a creare dei contenuti diversi per tutte le piattaforme. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Muah!